Nel 2009, due anni fa, il Comune di Roma costituì una commissione per elaborare il piano strategico della mobilità e io fui chiamato a coordinare questa commissione. Nei dati forniti ufficialmente dagli uffici del Comune, il trasporto incide per il 27,5%. Solo un terzo, cioè circa il 9% di tutto il traffico, è un trasporto su ferro o su sede propria, quindi di buon livello. Tutto il resto è fatto su strada con autobus. Ed è un dato bassissimo. Qualunque intervento deve essere un intervento rivoluzionario, perché sennò questi numeri non si possono cambiare. E quindi come fare a cambiare? Come si risolve? La decisione di base è stabilire che il centro storico, chiuso entro le mura aureliane, esteso anche a Città del Vaticano e una parte del rione Prati, quest'area qui deve essere chiusa al traffico, deve essere pedonalizzata. Per riordinare tutto il traffico, io devo fare il più grande sforzo per la parte centrale perché ancora il traffico è sostanzialmente radiocentrico, per cui se il cittadino che va da Pomezia al centro storico viene spostato sul mezzo pubblico, non solo non grava più sul centro storico, ma alleggerisce anche tutta la Colombo. I Lungotevere ancora oggi sono assi di attraversamento nord-sud e non solo è così, ma si vuole ancora sovraccaricare questa funzione, perché quando si decide di fare il sottopasso della Rapace si vuole ancora di più attirare traffico e fluidificare. Adesso ho già un servizio che è dato dalla metro B, dalla metro A, queste sono le aree coperte da ogni stazione. Ah, qui c'è il tramotto. L'intervento di copertura, teniamo presente che pedonalizzazione 100%, non solo isole pedonali, no? Proprio tutto pedonale. Allora, gli interventi sono due: un distributore chiuso perché raccoglie tutti gli altri sistemi, comprese le ferrovie, la linea per Ostia, la linea per Roma Nord, la A, la B, eventualmente la C, e poi distribuisce sulla parte più importante del territorio ed è questo il suo percorso, sono 14 chilometri con 20 stazioni. Questo distributore è sotterraneo. Come si fa questo distributore? Con caratteristiche di metropolitana automatizzata, quindi con frequenze molto alte. Questo può essere un tram normale o anche può essere un tram con caratteristiche più avanzate, come il tram su gomma. Allora, siccome la frequenza è molto elevata, io ho bisogno di convogli molto piccoli. La metro C è lunga 120 metri, no? A me basta una stazione di 20 metri. Siccome la stazione non la faccio profonda, non mi serve andare in profondità, ma la faccio subito sotto lo strato archeologico, quindi la risalita è molto più breve. Allora non ho bisogno di scale mobili, mi bastano ascensori e scale fisse. E per questo a me è possibile fare il colloquio con gli archeologi, che così non si spaventano, anche perché se in un certo punto non è possibile fare, io mi posso spostare. Il Lungotevere viene diviso in due parti,
una metà c'è la sede per questo trasporto di superficie, l'altra metà del Lungotevere è per i pedoni e per i ciclisti. E quindi c'è questa linea tranviaria che parte dalla stazione Ostiense, poi arriva subito sul Lungotevere, quasi sempre sulla riva sinistra. C'è un tratto in cui passa sulla riva destra, piccolo tratto, e poi va a finire a Tor di Quinto. Il centro storico, una volta che è stato liberato dalla morsa del traffico, ci può restituire un complesso urbanistico di altissima qualità, ma non solo per mettere dei negozi o per mettere delle sedi, delle banche, per mettere anche attività produttive che siano o didattiche, che siano di alto valore internazionale e che apprezzino questa qualità dell'ambiente. Può diventare un nuovo insediamento di produzione avanzata, di produzione immateriale, e quindi essere il centro motore di una nuova ricchezza a Roma. Questa prima tavola è la tavola degli obiettivi, cioè i punti da tenere presente per quest'idea di città e quindi quest'idea di piano della mobilità. Sono fondamentalmente il centro storico, abbiamo già detto, e poi il Tevere e il Parco dell'Appia Antica. Allora, due interventi. Il primo, trovare subito un'alternativa ai Lungotevere, una strada in tunnel di 13 chilometri. Partiamo da Roma Nord, da questo nodo fondamentale che è Tor di Quinto, arriviamo a Roma Sud e costituiamo un'alternativa al Lungotevere. Propongo di fare un unico tunnel da 10 metri a due piani. A Parigi hanno fatto già due tratti e l'hanno fatto con questo sistema e pare che vada molto bene. Il tracciato è circa quota 10 ed è profondo, quindi nel tracciato possiamo escludere archeologia. Abbiamo dei problemi a tutti gli ingressi. Questi problemi vanno affrontati e risolti con metodo nuovo, che riguarderà anche le altre opere. Prendiamo la tangenziale est della via Olimpica, che sono in superficie, ci troviamo, con l'aggiunta di questi due passanti, ci troviamo un anello intero. Il GRA va completato con le complanari, perché sennò l'alternativa è fare un altro grande GRA, che sarebbe una cosa disastrosa, e poi va attrezzato con un trasporto pubblico che adesso non c'è. Incroci con tutti i sistemi che entrano a Roma, quindi lo schema sarebbe questo: si arriva da fuori Roma con le consolari, si lascia la macchina e si prende o direttamente il filobus che va al centro o si prende questo tram sul raccordo anulare. Ma poi, quando la città offre molto di più, io avrò piacere di arrivare con il tram, con la bicicletta, scendere lì, guardare gli edifici, i monumenti, scendere sul Tevere. Ho tante altre cose da fare, non ho il problema di parcheggiare la macchina, no?